Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Gioca con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo a My Eye Doctor, giocheremo al gioco dell'oculista, schiacciamo play ed eccoci qui con la prima paziente. Andiamo subito a vedere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare l'esame della vista, quindi dobbiamo scegliere la lettera giusta che viene evidenziata in giallo. Ecco qui. Perfetto, quindi abbiamo superato l'esame della vista. Ecco qui. Invece ora dobbiamo vedere quante diottrie ha la nostra paziente. Ecco qui. Benissimo. E adesso dobbiamo decidere se farle mettere lenti a contatto oppure un paio di occhiali. Noi scegliamo questi qui a forma di cuoricino, che sono molto carini. E benissimo, quindi la prima paziente è stata curata. E adesso occupiamoci di un altro paziente. Magari vorrei appunto cercare qualche paziente che non abbia bisogno di mettere gli occhiali, così per farvi vedere qualcosa di diverso. Ecco, ad esempio questa paziente. Vediamo un po' che cosa dobbiamo andare a fare. Ok, in pratica dobbiamo scegliere il numero che appare, vedete? Benissimo, quindi abbiamo superato questo test. Adesso c'è un test dei colori. Ok. Benissimo, quindi abbiamo superato anche il test dei colori. E adesso dobbiamo allacciare questi fili, quindi le due estremità corrispondenti. Anche questo è sempre un test per la vista, quindi insomma legato ai colori. Benissimo. Adesso proseguiamo con gli altri pazienti. Però anche qui c'è da fare sempre l'esame della vista. Sono tutti pazienti che hanno bisogno di mettere gli occhiali, noi però volevamo vedere se si trova un paziente con altri bisogni, così per provare a fare cose diverse. Vediamo un po' se riusciamo a trovarne uno. Eccolo qui. Questo paziente deve essere curato perché ha dei problemi agli occhi. Quindi, però, dei problemi, diciamo, legati ad un'infezione probabilmente che è in corso. E infatti noi andiamo a curargliela. Ha addirittura degli insetti, quindi glieli togliamo con questa pinzetta. Poi mettiamo del collirio perché ha gli occhi arrossati, quindi mettiamo il collirio e qui sembrerebbe che abbia degli orzaioli, quindi dobbiamo andare a toglierli. Ce n'è ancora uno. Benissimo. E mettiamo il collirio anche in quest'occhio. Adesso possiamo scegliere una benda da mettergli, così l'occhio rimane ben riparato e può guarire. Eccolo qui, il nostro paziente ci saluta. E adesso proseguiamo. Quindi vediamo un pochino di chi occuparci. Vediamo un po' se
se riusciamo a trovare qualcosa di diverso che non sia la solita visita per mettere gli occhiali. Vediamo un pochino. Per i pazienti dobbiamo mandarli via, ma è solo per provare a fare qualcos'altro, così potete vedere qualche altra funzionalità del gioco. Ad esempio, questa bambina, come l'ultimo paziente che abbiamo visitato, ha dei problemi agli occhi, ha delle infezioni, quindi noi andiamo a curargliele. Ecco qui il primo compito l'abbiamo superato e adesso dobbiamo curarle gli occhi perché appunto hanno bisogno di cure, quindi abbiamo messo i collirio, abbiamo tolto anche quegli insettacci che c'erano all'inizio e adesso curiamo anche questi orzaioli, quindi glieli togliamo, mettiamo il collirio, benissimo. Quindi anche lei è tornata a stare meglio. Le mettiamo una benda così almeno l'occhio rimane riparato. Possiamo scegliere questa benda con i colori dell'arcobaleno. Ecco qui. Benissimo. Adesso è in arrivo un'altra paziente. Eccola qui. Anche se per oggi può bastare. E benissimo, quindi questo era il gioco dell'oculista My Eye Doctor. Spero che il video vi sia piaciuto. Condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi gratuitamente al mio canale così da essere sempre informati sui nuovi video. Io vi ringrazio e vi saluto alla prossima. Ciao!